con il presidente Massara del Planeta Tortora. Buonasera, presidente. Vicepresidente. Buonasera, ciao Emilio, buonasera, buonasera. Presidente, ha risposto perché la partita di Serie A interessa poco. Questo io ormai ho abbandonato la Juve, nel senso che non voglio vedere più le partite perché c'ho il fegato che è troppo gonfio. Vabbè, io sono un disgraziato che ho fatto questa domanda, però. No. A te è concesso dire qualunque cosa. Addirittura, non c'è problema. Troppo buono. So che stiamo perdendo 2-0, non la voglio proprio vedere. Ma io ho messo Simeone fuori al fantacalcio, quindi non riesco neanche a beneficiarne di questa cosa, è ancora peggio. Mi dispiace per te, però avresti potuto godere doppiamente, però vabbè. Vabbè. Presidente, ora a parte tutto, oggi un 1-1 contro un'ottima squadra che è il Campora, un pareggio anche tra due allenatori esperti, ecco, tutto sommato possiamo dire che è un risultato giusto, anche perché comunque si continua con la fila di risultati positivi. Allora, se io devo dire la verità, dico assolutamente no. Se poi devo essere sportivo, dico che il campo ha detto che l'1-1 è il risultato giusto, ma noi sull'1-0... abbiamo avuto 4 palle gol che era più facile metterle dentro che non fuori, e quindi poi queste cose si pagano. Abbiamo giocato, io penso che chiunque ha visto la partita, praticamente c'è stata una sola squadra in campo. Loro hanno giocato gli ultimi 10 minuti, quando eravamo in 10, dopo il pareggio, perché ci siamo buttati in avanti. Certamente un'ottima squadra, ma... Io ero certo che oggi avremmo avuto molte più difficoltà che non contro la Rossanese, perché mentre con la Rossanese si sono incontrate due squadre che giocano a calcio, dall'altra parte, per l'amor di Dio, ognuno fa il suo tipo di gioco, c'era un non gioco, forse erano venuti giustamente per un discorso di pareggio, e alla fine il risultato sul campo è stato meritato, però ecco... dire che il pareggio è giusto, no, per ciò che si è visto in campo assolutamente no, addirittura poi la partita potevamo anche perdere, quindi magari saranno la traversa, per 60 minuti, 70 minuti c'è stata una sola squadra in campo, però succede, diciamo, niente di grave. Era una partita che volevamo vincere per una serie di discorsi, non ultime anche dare soddisfazione al nostro mister, che sembra sempre una persona che non viene giustamente gratificato per quello che fa, però pazienza, il campionato è ancora... No, a dire il vero, poco fa il mister Aceto ha riconosciuto i meriti di Aita, questo per dovere di cronaca lo dobbiamo rendicontare. Presidente, può aver inciso un po' nella scarsa lucidità anche sotto porta la fatica di Coppa a metà settimana, oppure... Assolutamente, ma questo non è un discorso, è un discorso da statistica. Noi abbiamo vinto tutte le partite, le uniche 3 che abbiamo pareggiato sono quelle che abbiamo fatto dopo la partita di Coppa. Però purtroppo, allora, le partite o si giocano o non si giocano, per quanto uno voglia risparmiare, però quando tu mandi i giocatori in campo, chiaramente non puoi dire non giocare la partita, non interessarti, no? E quindi, pur avendo perso 3-1 contro l'Agri, anche là, voglio dire, fino al primo tempo stavamo vincendo 1-0 e certamente non sapevamo due squadre di categorie diverse, poi chiaramente in 10 uomini per una, ecco là è un altro discorso, là c'è stato un arbitraggio che ritengo assolutamente dilettantistico da WISP, ma ci sta, succede, e alla fine speriamo di esserci, ecco, dico una frase che un vicepresidente non dovrebbe dire, ma insomma nemmeno uno sportivo, speriamo di esserci liberati di questo partito della Coppa, di poterci concentrare sul campionato, perché avendo una squadra giovane, ed essendo tu una persona che da quello che vedo corre e quindi si allena, sì, nei giovani è molto più difficile recuperare che non nelle persone che hanno un'età maggiore, proprio per una questione di metabolismo, di acido lattico ed altre cose, quindi è chiaro che paghiamo questo discorso. Diciamo che il giovane si gestisce meno. Io tante volte nelle mie corse vedo dei ragazzi, ho 37 anni e qualche chilo di troppo, ma vedo dei ragazzi che partono come treni, io col mio andamento da Littorina poi li ribecco e commento: ti prego, un'esperienza. Sì, ma diciamo che certamente non è stata una mancanza di lucidità, perché comunque voglio dire, noi anche in 10 abbiamo sfiorato 2 volte il gol, quindi è stato proprio che oggi la palla evidentemente non doveva entrare, e quindi
la partita è andata così, ripeto, tanto di cappello a mister Aceto, tanto di cappello ad una squadra che comunque ha degli uomini che quando decidono di impostare la partita in una certa maniera lo fanno giustamente garantendosi il risultato che vogliono avere, ci sono riusciti. Poi ognuno può vedere la partita, vedere se era gioco o non gioco, ma questo nel calcio ci sta, voglio dire, ogni squadra gioca secondo quelli che sono i dettami del, del proprio allenatore. Ci è mancato il gol che ci consentiva di essere più sereni indipendentemente dal risultato della Juve di questa sera, però metabolizzeremo presto questo. Dalla Juve alla Juvenilia, è l'avversario giusto per provare a tornare a vincere, visto che comunque sta facendo un gran campionato e deve recuperare ancora una partita? Assolutamente, diciamo, io ho visto i ragazzi a fine partita chiaramente molto delusi per quello che era avvenuto, perché giustamente nonostante abbiamo pareggiato 1-1 contro una signora squadra, però sembrava che avessimo perso 4-0, forse se le partite è meglio perderle 4-0 e non pareggiarle in questa maniera, però sono pronti e vogliosi di potersi riscattare. Certamente ci sono anche gli altri in campo, e la Juventus è la signora squadra, peraltro l'affronteremo sul loro campo, quindi come al solito noi andremo a giocare per il massimo della posta, visto che in ogni caso, se noi riusciamo nel nostro intento, lo abbiamo detto dall'inizio, vogliamo fare un campionato il migliore possibile, poi ce la mettiamo tutta per arrivare al maggior numero di punti e vedremo dove ci troveremo, ma certamente aspetteremo con ansia questa prossima partita. Presidente, grazie di cuore per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a te, buonasera. Grazie al presidente, vicepresidente del Praia Tortora Massara. Intanto